giustificati dalla sua grazia, diventassimo, in speranza, eredi della vita eterna. Epistola di Tito, capitolo 3, versetto 7. La grazia. La grazia di Dio è un dono e non occorre fare nulla per riceverlo se non accettarlo umilmente e per fede. Gli effetti della grazia sono tanti, meravigliosi e completi. Innanzitutto, essa arreca il pieno perdono dei nostri peccati. Il nostro cuore viene rinsaldato da una consolazione eterna e una buona speranza. La felicità della grazia ci accompagnerà tutti i giorni della nostra vita, perché Dio circonda il giusto come uno scudo. I benefici della grazia durano per sempre se si rimane fedele al Signore. Chi vede delle persone salvate può dire di aver visto la grazia di Dio. Rifiutare quindi un tal dono significherebbe respingere Dio stesso. Ci si potrebbe in effetti privare della grazia di Dio, riceverla invano, esserne perfino scaduti. Ma possiamo anche crescere nella grazia, esserne riempita a tal punto che Dio possa dirci: la mia grazia ti basta. Accogliamo dunque con umiltà e gratitudine la grazia del Signore, affinché possiamo ottenere giustificazione ed ereditare la vita eterna.